Riemergo dall'influenza per aprire il diario. A beneficio dei meme è stato anche intanto così ornato da Ginevra con degli sticker per raccontare il lavoro che abbiamo fatto nell'ultima settimana. È stata una settimana intensa, è stata una settimana nella quale abbiamo portato avanti diversi confronti. Settimana cominciata con la partecipazione al Festival delle Regioni e delle Province Autonome, quindi confronto particolarmente sulla manovra di bilancio. Abbiamo incontrato nuovamente i sindacati sempre sulla manovra di bilancio, stiamo incontrando tutti coloro che vogliono confrontarsi con noi sulle ragioni per le quali abbiamo fatto alcune scelte, lo abbiamo fatto anche con alcuni partiti dell'opposizione, quelli che ci hanno chiesto di parlare con noi e di entrare nel merito dei provvedimenti. È stata anche questa una settimana densa di incontri internazionali, il pranzo a Palazzo Chigi con il re di Giordania, il vertice a Tirana dei Balcani occidentali, con i quali storicamente l'Italia ha un rapporto privilegiato. Pensate che il vertice si svolgeva in una piazza a Tirana che si chiama Piazza Italia, e lo stadio nel quale si svolgeva il vertice era stato progettato da un architetto italiano. Più giro per il mondo e più mi rendo conto di quanta voglia di Italia ci sia e le altre nazioni, di quanto il nostro lavoro, le nostre eccellenze vengano visti positivamente. È un elemento sul quale ovviamente bisogna ragionare, valorizzare ancora di più la nostra presenza come nazione nei rapporti internazionali. Possiamo essere estremamente importanti e centrali. Non ho potuto invece partecipare, me ne spiace molto, al vertice di Alicante, vertice dei paesi dell'Europa meridionale, era previsto in Spagna, mi sono scusata personalmente col presidente spagnolo, sarebbe stato ed era un altro vertice importante purtroppo. Stavolta diciamo la salute non me lo ha permesso, ma anche il confronto con i paesi mediterranei dell'Europa è particolarmente importante per molte materie che ci stanno a cuore, dal tema dell'immigrazione, sul quale tornerò, al tema dell'energia. È stata una settimana di buone notizie, sono accadute questa settimana molte cose interessanti. Intanto l'Unione Europea ha autorizzato la proroga a tutto il 2023 di decontribuzione sud, cioè di una misura fondamentale per assumere al sud, consente in pratica lo sgravio fiscale. È una misura che noi vogliamo rendere strutturale. Annuncio anche che presenteremo un emendamento alla manovra di bilancio per estendere al 2023 anche i crediti d'imposta per le aziende che assumono al sud, per le zone economiche speciali, per le aree terremotate, un'altra misura per la quale non era facile individuare le risorse, ci siamo riusciti e anche quella andrà avanti per tutto il 2023. È stata la settimana nella quale a livello europeo siamo riusciti a vincere la battaglia per non mettere il vino e la carne tra gli alimenti, i prodotti considerati nocivi per la salute, una battaglia che ci consente di difendere le nostre eccellenze agroalimentari, che ci consente di difendere il Made in Italy. L'abbiamo portata a casa, siamo molto soddisfatti. È stato sbloccato il contributo di oltre 300 milioni che consente di connettere con un'infrastruttura strategica l'Italia e la Tunisia sul piano energetico. L'Italia sempre più hub d'approvvigionamento energetico d'Europa. Nel dramma della situazione energetica noi abbiamo una grande occasione, se lo facciamo con intelligenza, collaborando con le nazioni ovviamente mediterranee, prevalentemente mediterranee, possiamo avere un ruolo strategico fondamentale, ci stiamo dedicando a questo moltissimo. E un'altra buona notizia della settimana riguarda l'economia italiana. L'economia italiana, nonostante la situazione di difficoltà nella quale ci troviamo, nell'ultimo trimestre, negli ultimi tre mesi, è cresciuta più di quella francese, di quella tedesca, di quella spagnola. È un dato che mi ha fatto molto riflettere, che deve fare riflettere tutti, chiaramente anche una grande responsabilità, però dimostra che le nostre imprese, anche nei momenti di difficoltà, sanno fare la differenza, possono fare la differenza, soprattutto se vengono aiutate, e noi intendiamo aiutarle a trainare soprattutto i settori del turismo e del Made in Italy, come sempre, delle nostre eccellenze. C'è un grande lavoro da fare, ma significa che questa nazione può tornare a camminare, può tornare a crescere, soprattutto se ha un governo che la sostiene, ed è quello che vogliamo fare. È stata anche una settimana ovviamente di polemiche, anche di un clima diciamo a tratti
non piacevole. Io approfitto per rivolgere la mia solidarietà particolarmente al ministro Crosetto, però insomma non siamo gente che si fa facilmente spaventare, abbiamo fatto le nostre scelte, difendiamo quelle scelte, andremo avanti e non c'è niente che ci possa fermare, che non sia ovviamente gli italiani e il loro consenso in libere e democratiche elezioni. È stata una settimana ovviamente di polemiche anche sui provvedimenti del governo e come sempre io sono qui per cercare di dare qualche risposta alle cose che leggo, soprattutto che arrivano dai cittadini. La prima domanda alla quale voglio rispondere, partendo sempre dalla mia agenda, ma questo non me l'ero appuntato, diciamo, lo vado così, mi viene in mente adesso, è proprio sulla rubrica. Ho visto un sacco di osservatori parlare del perché abbiamo deciso di fare questa rubrica, chi diceva la Meloni cerca di scappare dalle domande dei giornalisti perché non vuole rispondere ai giornalisti, allora fa tutto da sola. Io devo segnalare così con garbo che in 7 settimane di governo ho fatto circa 6 punti stampa, che se si ha la pazienza di andare a guardare si scoprirà che rispondo mediamente a più domande di quelle alle quali rispondevano i miei predecessori, che storicamente io non ho problema a rispondere alle domande, essendo convinta di quello che faccio, delle scelte che porto avanti. C'è stata la polemica alla fine di una conferenza stampa con alcuni colleghi, diciamo alcuni giornalisti che dicevano insomma che avevo detto che dovevo scappare, che dicevano che avrei dovuto essere più disponibile, ma in realtà c'era stato un clima un po' così, insomma un po' irrigidito, perché io avevo risposto a tono a una domanda nella quale mi si chiedeva se per caso i rapporti e quello che era accaduto con la Francia mi avessero insegnato cosa fosse la diplomazia, e io, poiché insomma, ho risposto a tono, che secondo me è una vita che qualcuno mi vuole insegnare qualcosa, allora il clima si era un po' così, cioè, c'era stato un po' di polemica, però allora forse il problema è che rispondo, non che non rispondo, perché io sono fatta così, sono una persona che risponde, ma risponde anche insomma, dicendo quello che pensa, ed è quello che voglio continuare a fare, per cui continuerò a rispondere alle domande della stampa, ovviamente voglio rispondere anche a quelle dei cittadini, a quelle che mi arrivano, a quelle che leggo, a quelle che tanta gente magari mi fa anche per strada. Ce ne sono diverse questa settimana, vediamo che cosa... 18 app, allora, negli ultimi giorni molta polemica su questo emendamento che è stato presentato dai partiti della maggioranza sul tema del famoso bonus ai diciottenni, diciamo, per la cultura. Si dice noi vogliamo abolirlo, eccetera. In realtà non vogliamo abolirlo. Noi crediamo che sia invece molto importante avvicinare i giovani alla cultura, tant'è che parallelamente a quello che già c'è, il ministro San Giuliano, il ministro della cultura, sta lavorando ad una carta cultura, facendo diciamo un lavoro con tutti gli operatori del settore per favorire i contenuti culturali per i giovani, per dar loro ulteriori possibilità. Però sicuramente 18 app è una misura che secondo me va rivista. Per alcuni motivi banali, il primo dei quali è che questi 500 euro al compimento dei 18 anni vengono riconosciuti a tutti indipendentemente dal reddito. E io penso, sinceramente, che non ci sia ragione per la quale i figli di un milionario, dei parlamentari, mia figlia, se domani compisse 18 anni ne ha molti di meno, io penso che potrei, diciamo, rinunciare ai 500 euro per comprarle dei libri o dei contenuti culturali, e credo che la stessa misura concentrata su chi è invece in difficoltà, chi ha i redditi più bassi, possa essere molto più impattante. Per cui sì, credo che vada introdotto un limite nel reddito di chi accede a questa misura, credo che vadano meglio definiti quali sono i contenuti e le cose che si possono acquistare con queste risorse, e credo anche che occorra lavorare un po' sulle truffe, perché abbiamo visto su questa misura anche diverse truffe. Quindi confermo che intendiamo modificare questa norma senza però togliere queste risorse alla loro destinazione originale, che è i giovani e la cultura. Dopodiché vediamo che altro mi sono appuntata.
Molto si è parlato delle critiche mosse da Banca Italia alla manovra del governo. Intanto a me pare diciamo che Banca Italia non abbia in audizione nelle commissioni competenti mosso particolari critiche sulle principali misure di questa manovra. Sicuramente c'è stata una polemica o comunque insomma un approccio critico sulle nostre misure in tema di pagamenti contanti, quindi sul tema dell'obbligo di POS, sul tema dell'aumento del contante. Però io su questo voglio tornare un attimo perché vi faccio vedere una cosa che invece non sta sulla mia agenda perché è un documento a parte. Dunque, questa è una lettera che la Banca Centrale Europea scrive nel 2019 all'allora Ministro dell'Economia Gualtieri e ai Presidenti di Camera e Senato. Riguarda il tetto al contante e le misure che il governo di allora stava portando avanti per abbassare ulteriormente il tetto del contante. In pratica la Banca Centrale Europea fa una serie di valutazioni critiche rispetto all'abbassamento del tetto al contante, tra cui vi cito questa parte che ho sottolineato, che dice testualmente: la possibilità di pagare in contanti rimane particolarmente importante per taluni gruppi sociali che, per varie legittime ragioni, preferiscono utilizzare il contante piuttosto che altri strumenti di pagamento. Il contante è anche generalmente apprezzato come strumento di pagamento in quanto, quale moneta legale, è ampiamente accettata e rapida e agevola il controllo sulla spesa di chi paga. Costituisce inoltre un mezzo di pagamento che consente ai cittadini di regolare istantaneamente un'operazione ed è l'unico metodo di regolamento in denaro di banca centrale e al valore nominale che non consente legalmente di imporre tariffe per il suo utilizzo. Cioè la Banca Centrale dice al governo italiano nel 2019: attenzione a continuare ad abbassare il denaro contante e a costringere così a pagare per forza con la moneta elettronica, perché la moneta elettronica, a differenza del denaro contante, ha un problema di commissioni, essendo una moneta, come abbiamo spiegato, già privata e un servizio offerto. Molti dicono: perché non togliete le commissioni bancarie e ci consentite di pagare con il bancomat e la carta? Perché non possiamo farlo, perché sarebbe incostituzionale, perché la moneta elettronica è una moneta privata, è un servizio offerto e come tale, se il servizio viene offerto, lo Stato non può impedire a chi offre quel servizio di guadagnarci sopra una commissione. Questa è probabilmente la ragione per la quale ovviamente la Banca d'Italia fa le sue valutazioni circa il tema dell'innalzamento previsto dal governo italiano del tetto al contante, ma anche qui, questa settimana che cosa è successo? Questa settimana è successa una cosa molto interessante, perché dopo che ci hanno fatto un sacco di polemiche, che al governo sono state fatte un sacco di polemiche perché portavamo al tetto del contante a 5.000 euro e ci hanno detto che noi vogliamo favorire gli evasori, quando, come io ho già spiegato, è l'esatto contrario. Quando nel 2010 c'era ancora un tetto del contante a 5.000 euro, è stato negli ultimi 10 anni l'anno in cui l'evasione fiscale è stata più bassa, banalmente perché più io posso utilizzare legalmente denaro contante e meno sarò costretta a evadere per utilizzarlo, perché il contante le persone possono averlo non essendo illegale e se ce lo hai devi pure poterlo spendere e se lo spendi legalmente non lo devi spendere in nero. Dopodiché, che cosa ci dice questa settimana? L'Europa ha deciso di fissare il tetto in Europa ai pagamenti contanti a 10.000 euro, il doppio di quanto è stato previsto dal governo italiano. 10.000 euro. Allora vorrei chiedere a chi ci ha detto che noi vogliamo favorire gli evasori: ma allora l'Unione Europea vogliono favorire gli evasori? Non credo. Probabilmente abbiamo ragione noi quando sosteniamo che bisogna consentire alle persone di utilizzare il denaro contante e che questo non ha nulla a che fare con la lotta all'evasione, e forse abbiamo ragione noi anche quando cerchiamo di spiegare che una misura come il tetto al contante ha un senso solamente se è una misura europea, perché se esistono diversi tetti al contante in giro per l'Europa, quelli che hanno un tetto al contante più basso rischiano di diciamo così creare problemi alla loro economia in rapporto alle altre nazioni. Dopodiché, questo l'abbiamo già detto, allora, si è detto sulla manovra finanziaria
che la nostra misura, le nostre misure sulla flat tax per le partite IVA sarebbero delle misure che discriminano i lavoratori dipendenti. Cioè si sostiene la tesi, è stata sostenuta anche nel nostro incontro da alcuni sindacati, si sostiene la tesi che portando, immaginando noi, estendendo, diciamo così, la flat tax per le partite IVA fino a un fatturato di 85.000 euro, di fatto faremmo pagare alle partite IVA molte meno tasse di quante ne pagano i lavoratori dipendenti. Voglio dire che questo è falso. Intanto perché per chiunque, diciamo, abbia la pazienza di studiare, anche qui prendiamo un altro foglietto che non sta nei miei appunti, questo è uno studio che è stato fatto dal Centro Studi Eutecne, che mette a confronto le tasse che paga un lavoratore autonomo e le tasse che paga un lavoratore dipendente. Per esempio, un lavoratore dipendente ha 2/3 dei contributi a carico del datore di lavoro. Un lavoratore autonomo, cioè una partita IVA, si paga i contributi interamente. E questo è solo uno degli esempi che si possono fare. Per cui ci fa vedere lavoratore dipendente, lavoratore autonomo, quanto pagano. Con la flat tax portata a 85.000 euro e diciamo tutto quello che comporta, a parità di remunerazione, il lavoratore autonomo paga qualcosa di più. E il lavoratore autonomo, a differenza del lavoratore dipendente, purtroppo non ha una serie di diritti che invece giustamente sono riconosciuti e previsti per i lavoratori dipendenti, penso al TFR, penso alle ferie pagate, penso al fatto che anche su detrazioni e deduzioni le cose ovviamente sono molto diverse. Io credo che si debba lavorare a un sistema nel quale tutti i lavoratori hanno gli stessi diritti indipendentemente dal tipo di lavoro che fanno. Questa è la grande sfida che noi ci diamo. Ma in questa manovra finanziaria noi siamo intervenuti anche sui lavoratori dipendenti, anche per dare una mano ai lavoratori dipendenti, secondo lo stesso principio della tassa piatta, perché il principio della tassa piatta che cosa dice? Dice: se tu in un momento di difficoltà fatturi di più, la tassa piatta incrementale ad esempio, se vai meglio dello scorso anno, io ti riconosco quello che hai fatto in più e ti faccio pagare meno tasse su quello che hai fatto in più, ok? È lo stesso principio che abbiamo riconosciuto dall'altra parte ai lavoratori dipendenti, per i quali abbiamo per esempio dimezzato la tassazione sui premi di produzione, per i quali abbiamo previsto l'estensione del cosiddetto fringe benefit, purtroppo si chiama così, fringe benefit, che è un contributo che i datori di lavoro possono dare a fine anno ai lavoratori fino a 3.000 euro totalmente esentasse, e lavorando sul cuneo fiscale, perché abbiamo abbattuto di un ulteriore punto il taglio del costo del lavoro, soprattutto per i redditi più bassi. Quindi ci siamo occupati di tutti i lavoratori, non per creare discriminazioni, ma per combattere delle discriminazioni che invece attualmente ci sono. E altro tema che ha tenuto banco, che tiene banco questa settimana, la questione dell'immigrazione. Anche qui si parla di un cambio di rotta del governo. Assolutamente no. Il governo non intende cambiare posizione sul tema dell'immigrazione. La nostra posizione rimane sempre la stessa. In Italia non si entra illegalmente. In Italia si entra solo legalmente. Vogliamo combattere il traffico di esseri umani, vogliamo combattere gli ingressi illegali, vogliamo combattere le morti in mare. Non vogliamo in alcun modo continuare a favorire i trafficanti di esseri umani. Ho letto qualche giorno fa la notizia di scontri tra le forze del Ministero libico e i trafficanti di esseri umani. Scontri a fuoco. La gente che organizza le partenze dei migranti illegali verso l'Italia gira armata, e io non voglio aiutare questa gente, perché le mafie le combatto tutte. Continueremo a lavorare, ovviamente bisogna lavorare molto a livello europeo, il coinvolgimento dell'Europa è fondamentale, abbiamo sempre rivendicato la necessità che l'Europa si occupasse di più del fronte mediterraneo.
Abbiamo sempre parlato di affrontare la questione difendendo i confini esterni dell'Unione Europea, di una missione europea per bloccare le partenze, e su questo stiamo lavorando. Grazie alla posizione del governo italiano, per la prima volta in Europa si fanno delle riunioni ed escono fuori dei documenti nei quali si dice che la rotta del Mediterraneo centrale è una priorità, non era mai accaduto. E quindi si stanno facendo dei passi in avanti a livello europeo, a livello nazionale. Già dalla prossima settimana stiamo lavorando per nuove norme per fermare la tratta, perché su questo tema non intendiamo mollare. E per questa, edizione è tutto. Grazie per avermi ascoltato.